Ciao girl to girl, la cici, ciavelli, ciavelle, ciao. Allora, video veloce perché vi volevo far vedere una cosa che ho comprato poco fa. E quindi niente, ho detto gliela faccio vedere, però. Quindi comprate adesso, quindi non vi dico niente, ve le faccio solo vedere. Le ciglia che ho su, queste qui, le ho prese da eBay. E so queste, sono un po' plasticose. Ora io non le ho tagliate, però sarebbero particolari. Ce n'è anche un altro paio ancora più belle, però poi vi metterò il link se mi ricordo. Anche perché c'è da arrivarmi un po' di robina che non mi arriva. Allora, dunque, sono stata per caso, siamo capitati per caso al Penny. E ho visto un paio di cosette e ho detto, ma perché non comprarle? Visto che il prezzo era basso. Secondo me sono abbastanza interessanti e quindi ho detto gliele faccio vedere. Sono truccata da oggi, quindi perdono se sono indecorosa e fuori dei polli, però il trucco era, madonna, era questo. Non la posso fare. Non c'avevo voglia di ritruccarmi da capo e quindi mi sono lasciata così. Volevo mettere pure cosa qui in mezzo, dunque, allora io non vado quasi mai al Penny, però ho visto per caso questa linea e ho deciso di prenderla anche perché il prezzo è bassissimo. Allora, si tratta di un latte detergente, di un tonico e di uno scrub. Vedrete? No, ho comprato anche un po'. Madonna, mi siete lontana e bianca. Sono cioè, sono cadaverina. Eccolo qua. Ho comprato anche delle giarrettine delle Yankee Candle. Perché volevo comprare quella grossa, ma poi ho detto, va, pegliamo quelle piccine, si sceglie proprio quella più buona. Ok, vabbè. Allora, è una marca che io sinceramente anche al Penny non avevo mai visto. Fatemi sapere se qualcuna di voi la conosce o comunque l'avevate vista, perché io no. Si chiama Avenida. Allora, si tratta di un latte detergente, detergente viso con acqua micellare e scrub viso e corpo. Perché mi hanno incuriosito? Innanzitutto costano una saga, una sega. Tipo il latte detergente. Dovrebbe costare sui 1,90 euro. L'acqua micellare lo stesso, che appunto è un detergente viso con acqua micellare, e lo stesso lo scrub viso e corpo, che è quello che, se non mi sbaglio, costa un po' di più, sui 2,30 euro, anche se io lo userò per il viso, perché per il corpo adesso ho quello della Fito Relax, non mi ricordo, che però mi piace un sacco e quindi va boh. Allora, i prodotti sono questi, non so, allora, certificato ICEA cosmesi naturale, quindi dovrebbe essere appunto anche con l'inci buono, ma io sapete non me ne intendo. Sono 200 ml, latte detergente con estratto di camomilla biologica, glicerina e olio di mandorle, riso, addolcente ed emoliente. Io c'ho ancora quello della PAM e Panorama. Anche perché devo dire, ultimamente non mi sto struccando veramente, cioè mi sto struccando di merda, però va buono. E invece quest'altro è detergente viso con acqua micellare, estratto di fiordaliso biologico, allantoina e acido ialuronico. Deterzione profonda e delicata. E questa è l'acqua micellare. Devo dire, ribadisco che io questa linea non l'avevo mai vista. Fatemi sapere se da voi c'è. Se fosse una buona linea, secondo me è buona, anche è ottimo il prezzo, quindi straconviene. Ma mi scapperebbe uno di quei bro-bomb che ho mangiato adesso. Questo invece è scrub con estratto di ginseng biologico allantoina, che si sa, se lo sapete ditemi, che è sta allantoina, e sempre glicerina purificante e rigenerante. Questo invece sono 150 ml ed è fatto così. Ve l'ho detto, mi ha colpito e quindi ho deciso di prenderla. Poi, per
la proverò e vi farò sapere. Vi farò vedere pure le giarrettine. Ho preso la Lovely Kiku, che è questa. Poi la Frankincense, questa Frankincense. Lavanda, che l'ha voluta lui perché a me la lavanda non piace. E poi Cassis, Cassis Onassis. E poi c'è White Gardenia. C'è una quantità di Yankee Candle davvero da pazzi. Uno veramente non sai neanche come fare a prenderle tutte. E poi vi volevo far vedere due acquistini della Essence, che però poi ve le metterò a parte. Sì, vi volevo semplicemente far vedere questi prodottini. Se qualcuna di voi l'ha provati, fatemi sapere perché mi incuriosiscono molto. E vabbè, vi faccio vedere pure questi. Allora, questa è la nuova collezione della Essence, perché per l'appunto sono capitata lì proprio il giorno che è uscita. Non ho preso tutto perché c'erano delle cose che non mi interessavano, ma sono tre eyeliner per gli occhi bellissimi, perché oltretutto sono matte. Questi, verde, rosa, violetto e bianco. La collezione si chiama Wake Up Spring. Per le ragazze di Siena ho una notizia da tagliarsi le vene: la Gardenia di Massetana rifarà il negozio e tolgono la Essence. Quindi questa è una tragedia, anche perché vabbè. Vi faccio vedere questi qui. Allora, questo è il verde. Allora, vedete, sono anche belli scriventi rispetto a quelli della Deborah, che secondo me so dei troiai, perché ve l'ho già bocciati. Questo è il viola. Poi ve li metto più vicini. E questo è il bianco. Hanno una bella scrivenza, devo dire che per averli pagati quanto costano, una miseria. Poi c'è il blush, che è fatto così, che assomiglia tantissimo a quello lì nel tubettino che c'avevo, che amavo. La profuma tolpissimo. La colorazione è questa. E vi faccio vedere, questo è il prodotto messo qui, e invece vedete, ha questa, aspettate, ve lo faccio vedere qui perché forse lo vedete meglio, il colore è più chiaro. Vedete, ha questa colorazione che praticamente è tipo dorata, ve la faccio vedere pure sul dito. Vedete, diventa tipo dorato, cioè diventa straluminosissimo. Io penso sia buono anche, oltre che come blush, anche come illuminante. E poi sempre queste matitine qui, che però questa è bella matte, mentre le altre, ce n'è alcune che sono glitterate o quello che sono, questa è bella matte, un colore bello matte, che secondo me si usa benissimo sia da dentro l'occhio, anzi ora la proviamo subito, che come base. Esatto. Esatto, dentro l'occhio scrive benissimo. E questa è la matitina. Poi ho preso invece alla Kiko questa qui che vi feci vedere l'altra mattina, l'unica, anzi la seconda di queste qui, perché c'ho la quella marrone, anzi quella marrone, quella viola e questa. Valla a ritrovare ora. Mi sembrava di averci anche quella. Allora, ho preso questa qui, che è la 06, che è quella per le labbra. Sinceramente c'avevo sia la viola, ho detto, che quell'altra, ma allora, ed è questo color ciclamino qui, che me lo so, si spuntano da morire, me lo so dato l'altra mattina, e devo dire che hanno anche un'ottima durata. Io mi ero data questa e basta al negozio, mi è durata tantissimo senza né primer né niente, e questo è il colore. È bello anche il rossetto, ma sinceramente, come sapete, a me piace il matte, ho preferito prendere soltanto questa per evitare di
E poi ho preso allora, questo me l'hanno regalato ed è un tester della Essence, che sinceramente è Shadow 18 Frankfurt. Fatemi sapere se è un colore di quelli, insomma, da cialdina. E vedete che è questo, aia, questo marrone, che io sinceramente non sono riuscita a capire se è matte o meno, però ha un colore un po' particolare. Oramai qui negli occhi non lo posso dare, che cercherò di metterlo nella giarrettina rosa se c'è posto. E poi ho preso questa qui, che è della Deborah, questi pennarelli qua, pennarelli, insomma, questi waterproof 24 ore, il grigio, l'ho preso per darlo sulle labbra, come sapete, perché mi piace tantissimo il colore. Questo è il colore sulle labbra, è bello perché regge anche parecchio. Questo è quello che io ho cercato di farlo diventare tipo la... tipo Vanguard della Cindy, ma purtroppo sono totalmente tutti sold out e non c'è versi di metterci le mani. Basta, no, non ho altro da mostrarvi, era giusto un haul così per farvi vedere questi tre prodotti. Se qualcuno di voi l'ha testati, fatemelo sapere, perché io non so se le posso cominciare subito, ma devo aspettare di finire gli altri. Però il prezzo è veramente bassissimo, quindi se comunque fossero dei prodotti buoni, secondo me ci può sta. Va bene, io vi abbandono, vi mando un grande bacio, fate brave, spippeggiate poco, io mi metto un attimino a se l'avevo sistemato qui sopra, c'è già un casino della madonna, quindi niente, vi mando un bacio. Fatemi sapere se qualcuno di voi vende Vanguard, perché Monna Bunny, a comando un bacio, mi ha detto che non gli è piaciuto come prodotto, però ragazzi, a me è un colore che mi garba un sacco, cercherò di metterci il primer sotto, in qualche modo faccio. Che se qualcuno di voi lo vende, a parte che sinceramente qualcuno di voi mi deve spiegare come mai sono tutti sold out, cioè sono usciti adesso, l'hanno regalati a tutti per farli vedere su YouTube e poi la gente le voleva comprare e non c'erano, perché cioè sono tutti sold out e l'unico che è rimasto è quello blu, perché giustamente è un colore che, per quanto possa essere bello, non è che uno usa il blu così, capito? È un peccato, perché secondo me fanno queste ciofecate così. Va bene, io vi mando un bacio, fate brave, fatemi sapere di questi prodottini e niente, un bacione, ciao!